Materazzi, buongiorno e benvenuti a Vioglia. Abbiamo portato un paesino dell'entroterra, un paesino bellissimo che è ricco di caccia giovane, perché qui siamo in una riserva di caccia e soprattutto siamo nel cuore del non è questo, non lo chiamano, lo chiamano Valle dell'Erro. Valle dell'Erro, che è molto diversa dalla nostra. E, perché tutti dicono andiamo su in Piemonte, no, questa è la Valle dell'Erro. E oggi siamo in questo turismo, in questo agroturismo che vedrete che è unico, penso che sia unico nella zona, perché ci sono le mucche, ci sono le capre, poi c'è i pascoli qua, c'è un po' di tutto. E poi c'è una signora che è splendida, venga, c'è una signora che è splendida, che è una grande cuoca soprattutto, è la patrona di questo agriturismo. E così se partiamo per il primo giorno, facciamo questo incontro, perché stiamo cercando di salvaguardare i piatti che stanno scomparendo, piatti dell'entroterra che fanno parte della nostra storia e del nostro territorio. Dobbiamo dare valore a questi piatti, perché è un peccato che tanti stanno e tanti dobbiamo visitarli, no? Per dire, facciamo una specie di degustazione di piatti di una volta. Sì. Mioglia difatti era una grande produttrice di fagioli, patate, grano. Anzi, era una conca d'oro perché appena scapicollavano dalla codolla in qua era tutta dorata a giugno, perché c'era ogni pezzettino era coltivato di grano. Purtroppo negli anni 60 se ne sono andati via tutti per andare a lavorare in fabbrica e il paese piano piano si è spopolato e al giorno d'oggi difatti siamo in pochi. Meno male che i ragazzi tendono a ritornare. A ritornare a rilavorare di nuovo la terra, inventandosi i lavori, e diciamo che l'agricoltura a Mioglia è fiorente, è una buona terra, è una terra ricca, le patate sono buone, i fagioli vengono bene, il grano anche, cereali, farro, fienagione. Diciamo che Mioglia è stata una con i vecchi allevatori. La promotrice della selezione della razza piemontese. Difatti la mia azienda è da 50 anni iscritta alla CABA, la cooperativa allevatori bestiame, e i miei capi sono tutti genealogicamente iscritti all'albo. Non è uno scherzo, è una cosa seria. Logico, è tanto faticoso. Io sono un'azienda agricola, sono diventata azienda agricola biologica certificata dal 1995 e stiamo lavorando a pieno ritmo. Mi conoscono tutti come azienda agricola biologica Munarin Caterina, difatti il mio agriturismo si chiama come sono io, Munarin Caterina. Questa azienda siamo tornati indietro, diciamo che risale, era una vecchia posta e poi si viveva di agricoltura qui, oltre a cambiare cavalli così. È dal 1600 che c'è questo insediamento ai Ciaparotti e la famiglia di mio marito è di qua, io non sono di qua, io sono in pratica mezza austro-veneta, mezza pavese comasca, nata a Milano e trapiantata da 28 anni qua a Mioglia. Mioglia è bellissima, da tanto, 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 dalla fauna, alla flora, alle camminate, al relax, alla buona cucina, alle erbe spontanee, a tutto. È bella veramente, anche come clima. Io ho ripreso in mano i piatti dei vecchi, di mia nonna, che era una mondina, di mia suocera, che era di qua, quindi ho messo insieme un po' tutto sta alchimia e sono andata avanti. E sto andando avanti. Dal 2009 ho aperto questo agriturismo, era la casa di mia suocera, non volevo vederla chiusa. Per andare via a lavorare, abbandonare tutto, mi sono fermata. I miei uomini difatti vanno fuori a lavorare, quella che qui sono io, mi aiutano a 360 gradi, perché è di famiglia questa azienda da secoli. E mio suocero, quando nel 93 mi ha detto prendi in mano l'azienda e vai, gli ho detto io le mucche purtroppo ho un po' di paura, un po' di timore, se le tengo in un'altra maniera, però ho sviluppato l'azienda con mio marito, io e mio marito sempre fianco a fianco abbiamo sviluppato l'azienda sul biologico, con orticole, pomodori, fagioli e quant'altro, in più anche gli animali, quelli non li abbiamo mai mollati perché fanno parte della famiglia. Cosa dire ancora? Che ci avete la carne che è buonissima. I prodotti che in pratica cucino sono i miei bovini, fagioli, la farina fatta col mio grano che porto a macinare su al mulino di Sassello a Pietra da Rinaldo Assandri, che è bravissimo,
è uno dei pochi mulini ancora aperti a pietra qua nei dintorni. E tutte le orticole sono le mie. E cerco di lavorare i miei prodotti, le mie patate, la mia carne, tutto quello che io produco, la maggior parte di quello che io produco. E poi a chilometro zero mi servo come formaggio dalla Leoncini, che è un'azienda agricola qua a Pontinvrea. Quando non ho qualcosa cerco qua nella zona se c'è qualcuno che me lo può dare, però a livello molto rustico, molto casalingo. Ho le mie galline, do le mie galline, i miei conigli anche da mangiare, quando la gente non arriccia il naso perché povero coniglio, povero pollo. Però facciamo anche questo. Abbiamo 13 ettari e mezzo di terra, un po' in affitto, un po' di proprietà, e su questi 13 ettari adesso abbiamo seminato il grano, il farro, l'orzo, abbiamo seminato l'altra settimana il grano turco, patate, cipolle, fagioli tra un po', perché si seminano di solito dai primi di giugno alla metà di giugno, zucchine mettiamo, pomodori cuori di bue, pomodori quelli da salsa, insomma cerchiamo di autogestirci, è un'autogestione dei prodotti locali. Poi a Mioglia ci sono anche altre realtà come la mia, però più piccole. Cosa dire ancora? Abbiamo ancora da finire tante cose perché non è ancora finito il progetto del nostro agriturismo, più avanti ci sarà anche un agricampeggio, poi più avanti con calma, perché è solo 5 anni che siamo aperti e io mi ritengo fortunata di aver sempre lavorato e soprattutto di essermi impegnata con la mia famiglia ad arrivare fino a qua. Sono stata fortunata a essere anche presa in questo progetto, che in pratica a cena con lo chef siamo i primi 4 pionieri di questa iniziativa. Speriamo stasera di fare la nostra bella figura con tutti e niente, io vi ringrazio di cuore di tutto, veramente di tutto, perché non pensavo di arrivare fino a qua. Che ci permette di avere i pomodori, avere l'insalata un po' diciamo in anticipo sui tempi, perché Mioglia purtroppo non è molto magnanima con le temperature. E niente, qua ci mettiamo i pomodori, i peperoni, l'insalata, il basilico, per avere il prezzemolo, per anticipare. Poi tutto il resto, le stesse cose, vengono messe poi in pieno campo, però da giugno in poi, dalla metà di giugno in poi. Perché prima purtroppo non cresce, è rallentata la crescita per via dell'escursione termica giorno-notte. E questo è quanto, come potete vedere, noi coltiviamo, cerchiamo di fare del nostro meglio per dare alla gente le cose buone. Infatti questa è l'insalata che mangeranno stasera. We'll be right back.
Ok, la frutta a Mioglia c'è, ci sono le prugne, tante, tante prugne, mele, vengono bene le pesche in determinate zone, però più che altro mele, pere e prugne. Una volta si coltivava la vigna, ma ti parlo ai tempi, ma molti, molti anni fa. Infatti mio suocero era un cultore della vigna, del vino, si faceva il vino in casa, quasi tutti qua a Mioglia facevano il vino in casa. Poi, lo sa meglio mio marito la storia del perché non maturava più, c'era troppa escursione termica, l'uva non maturava bene e tanti hanno smesso di coltivare l'uva per fare il vino. Ce n'è ancora uno che è un signore di 83 anni, 84 anni a Miogliola che ha una bella vigna ancora in piedi, che raccoglie e si fa il vino per lui. Però di vigne proprio vere e proprie qua a Mioglia non ce ne sono più ormai. Però una volta noi difatti quello lì, quel terreno ad anfiteatro era il vignot, perché lì si coltivava la vite. Lì dove ci sono le mucche che pascolano anche, dove c'è tutto sterrato, dove vedi che non c'è tanta erba, dove c'è il recinto delle mucche, lì si chiama il vignot perché lì si coltivava l'uva. Ma Mioglia è molto antica come agricoltura, è sempre stato un paese prettamente agricolo e di allevamento. Difatti il turismo a Mioglia non è radicato, perché a Mioglia non è mai servito il turismo per vivere, perché loro vivevano di terra, facevano i muratori, coltivavano quello che il grano veniva da Dio qua, proprio veramente una cosa pazzesca. Poi, logico, ci sono le fabbriche, è meglio andare a lavorare in fabbrica che lavorare la terra, anche perché i prodotti, la terra qua con la terra non è che vivi, devi avere sempre un qualcosa in aggiunta in più per poter vivere, a meno che è un'estensione enorme o una stalla di bestie, almeno da 100 bestie, che ti permette di vivere il reddito sulla tua azienda. Come alla Leoncini che fa il formaggio, fa la campagna, suo fratello fa la legna, però sono sempre che devono essere uno collegato all'altro per poterti dare il reddito per vivere. Ok? Hai milonga di amore. Questi sono i piselli che noi mettiamo nella stagione da febbraio in poi, quando il terreno lo permette, e li raccogliamo verso metà di giugno, dai primi alla metà di giugno secondo le annate. E sono piselli sempre biologici, perché noi è tutta la nostra produzione biologica, da seme che facciamo noi e a tutto. E li mettiamo cadenzati da ogni 10-15 giorni in modo da avere un raccolto differenziato, da averli per un periodo più lungo, che li utilizziamo sia per le conserve poi d'inverno da mettere nel freezer, che da usare freschi tutto l'anno nel periodo dei piselli. Questo è un tipico esempio del vecchio fieno e delle vecchie culture che c'erano qui nelle nostre zone. Questa veniva chiamata erba fleanza ed era un fieno ottimo per alimentare le mucche e i cavalli, le pecore, eccetera, che dava tantissimo latte, eccetera. Queste ormai sono varietà di fieno che non si trovano praticamente più, perché il seme originale non si trova più in commercio. Si trova delle varietà diverse che sono evolute, ma che non hanno più le stesse proprietà di queste qua.
Quello che vedete qua come fioriture eccetera è tutta naturale, nel senso che sono semi che cadono e rinascono da soli. Noi facciamo solo lo sfalcio quando è finita la quando sono in seme, in modo che proprio si mantenga la pianta al naturale. Sono fiori che vengono bottinati dalle api e noi li teniamo anche per questo, perché hanno danno tanto polline alle api e naturale. Qui abbiamo due alveari, dei sette in totale che ho qui in azienda, gli altri cinque ce li ho disposti nell'altra valle dall'altra parte, sono del ceppo ligustico, quindi il ceppo proprio tipico della Liguria, che sono grandi lavoratrici e noi li usiamo proprio per il miele di autoconsumo e un pochino da usare poi nell'agriturismo, ma non facciamo grossissime produzioni perché noi raccogliamo solo veramente il miele che loro producono dai fiori, non vengono nutrite in nessun modo, quindi solamente d'inverno viene magari dato un piccolo aiuto per farle sopravvivere, ma da quando inizia la stagione eccetera vivono solo del nettare che raccolgono loro, del nettare e del polline che raccolgono loro. E è un discorso ambientalistico che bisogna sempre più valorizzare, perché le api sono a rischio di estinzione e le malattie purtroppo che hanno sono sempre maggiori e sempre più difficili da curare e da scoprire. Questo è un filare di alberi che ho messo proprio questa primavera, quest'autunno e questa primavera. Sono vecchie varietà di mele, pere e ciliegie che sto cercando di riportare sul nostro territorio. Sono vecchie qualità che esistevano un tempo nelle nostre zone. Sto cercando di rimetterle in modo da avere una piccola produzione familiare da fare, da usare fresche, da fare un po' di conserve, marmellate eccetera, da usare, da dare poi ai nostri amici clienti. Questo è un campo di medica che la usiamo per l'alimentazione delle mucche, dei conigli, è un alimento di qualità che usiamo solo per loro. Lo sfalciamo due o tre volte nell'anno, facendolo poi essiccare, imballandolo eccetera, in modo da dare poi l'alimentazione per tutto l'inverno al nostro bestiame. Le nostre mucche mangiano solo roba di nostra produzione, e sia dal fieno che dai cereali che produciamo, orzo, grano e mais, che poi maciniamo insieme e glieli diamo in tutta la stagione, per poi produrre carne da usare nel nostro agriturismo. Questa è la razza piemontese della coscia. Lei è l'ultima della razza, in pratica allevata da mio suocero. Abbiamo ricominciato con lei e abbiamo fatto tutto quello che vedete. Gilinda l'abbiamo comprata perché era morta qui, è morta a 22 anni nella sua stalla, è la più vecchia di tutta la Liguria, mi ha detto il veterinario, è morta nella sua stalla, le femmine si tengono, i maschi purtroppo si macellano. Lui è Ubaldo, Tabata, Zafira, Carlotta, Gilinda, Victor e i due cuccioli Apollo e Arthur. Thank you.
questi qua sono cuori di bue, sono tutti San Marzano per la salsa, la pomodorità salsa, perini, e li ho messi qua per sotto queste lampade, che sono lampade apposta per accrescimento di piante in luoghi chiusi all'interno di appartamenti o case, e vengono, le utilizzo per avere per anticipare la semina, per poi portarla in serra. Invece questa qua è la seconda semina che faccio, perché la prima semina ho fatto i cuori di bue, sono già in serra. Questi qua li ho messi un mese fa, e adesso fra 15 giorni li metto a terra per l'accrescimento estivo. Questi qua invece sono peperoni d'asti quadrati, sia gialli, questi qua sono quelli gialli, e dietro invece abbiamo melanzane di tre categorie diverse, di tre tipologie diverse, e peperoncini piccanti. Questi hanno un 50 di giorni invece, perché questi qua ci mettono molto di più a nascere e poi a crescere. E questi qua sono poi peperoni d'asti quadrati rossi invece, che sempre la stessa tecnica. No, sono peperoni proprio quadrati, dolci. Questo peperone rosso d'asti, la semenza la prendiamo da Ingenioli, e poi parte la prendiamo da altre aziende, sempre biologiche. Noi seminiamo solo roba biologica, perché noi, essendo un'azienda biologica, non possiamo acquistare roba non biologica certificata. No, questo è l'unico anatroccolo che è nato in azienda quest'anno, e si chiama Daffy. Diventerà una mascotte dell'azienda molto probabilmente, perché ormai è domestico. E questa qua è la sua casa, e poi lo sposteremo all'aperto con la luce al caldo e tutto. Daffy ha 13 giorni, scusa, è nato il 1 di maggio, e adesso sta al caldo sotto la lampada, perché i cuccioli di anatra, oca, pulcini vari devono stare al caldo per i primi 30 giorni. Allora, noi da una decina d'anni più o meno produciamo i polli pulcini della nostra produzione, cioè uova prodotte in azienda dalle nostre galline e poi messe a incubare oppure sotto gallina, da dove poi facciamo i nostri polli e le nostre galline e galli. Quest'anno abbiamo messo un'ottantina di uova di gallina da l'altro ieri, quindi l'11 di maggio, e intorno al 1 di giugno, il 2 giugno dovrebbero nascere per poi continuare la nostra generazione. E devo dire che questo sistema ha sempre dato dei buoni frutti, perché noi in 10 anni abbiamo sempre continuato a ottenere le nostre galline e nostre uova da riproduzione. Allora, questa qua è una delle mamme delle uova che abbiamo messo a schiudere. Adesso sono già tutte a dormire, perché a quest'ora loro vanno a letto presto, ma si svegliano molto presto. Alle 6, 5 e mezza, 6 del mattino sono già tutte in giro. E qui c'è il papà delle nostre uova, il nostro gallo, che è lì dentro. Non so se riuscite a vederlo. Alcune delle nostre galline, e questo è il papà, diciamo. ce n'ha 15. È a 3 anni questo. Mancherebbe che mi desse una bella beccata in diretta. No, non attacca, di solito non attacca. Con gli altri galli, ma con le persone no. Tutte le granaglie che diamo alle nostri animali sono di nostra produzione, o comunque di produzione, se quando finiamo le nostre compriamo tutta roba della zona, noi non andiamo a comprare fuori, compriamo da produttori del nostro paese. E questo mais è il nostro, di nostra produzione, e purtroppo l'abbiamo quasi finito il nostro, quindi dovremmo andare a tingere agli altri produttori. Comunque noi, se possiamo, facciamo tutta produzione nostra, non utilizziamo prodotti che arrivano da fuori, diciamo, per i nostri animali.
Questa sera, per la serata a cena con lo chef, intitolata Ravioli a modo mio, la cucina propone, in pratica, rotolini fritti ripieni di formaggetta, marmellata, formaggetta e friche, terrina di gallina in salsa Aurora, come antipasti. Come primi ci sono i ravioli, a modo mio, ossia ripieni di brasato al ragù, risotto con fagioli che produciamo noi, poi di secondo brasato dei miei bovini, mio, di casa, con patate al forno. E come dolce ho fatto la torta imbottita della nonna che faceva mia suocera, con sopra sbriciolati biscotti, e una torta di cioccolato senza farina. E a caffè, a mazza caffè, il limoncello che faccio io, una grappa stratosferica e vino della vino. Siamo qua in questo bellissimo agriturismo perché finalmente è partita la prima serata di questo concorso, che c'è una specie di concorso. Perché come è nato? È nato che l'anno scorso io ho fatto un corso giù al Benga agli agriturismi del Savonese, e c'era una quindicina di agriturismi che hanno fatto un po' di corsi, e dove ho insegnato a fare due piatti. Non è che voglio insegnare a fare l'acqua calda, ma qualche piattino l'ho insegnato, no? E poi è venuta l'idea con la Maria Lucia, che era presidente dell'Alcol Diretti, di fare tipo un giro gustando, no? Tra gli agriturismo, di fare questo giro di concorso, ed è stato recepito da diversi di questi agriturismi. È praticamente un bel incontro, perché ci sarà una serata in tutti gli agriturismi. Tutti i giovedì faremo un agriturismo, dove ci andiamo a salvaguardare praticamente i piatti del territorio. Ecco, ogni serata ci sarà un piatto che parteciperà al concorso, e qui questa sera ci saranno questi ravioli. Quindi, se domani questi ravioli vanno bene, che vincessero il concorso, quando si viene a Mioglia verremo a mangiare questi ravioli da modo mio, perché sappiamo che questi ravioli qua, se vincono, andranno alla denominazione d'origine comunale, ecco, alla Deco prenderà. Ho visto che ci sono dei vini molto molto buoni, vini sul territorio, ma soprattutto abbiamo cercato di valorizzare proprio i prodotti del territorio. Thank you.
signori Televarazzi, buonasera. Io vi presento Marcello, che è il presidente della provincia di Savona. Quindi tocca a lui. Auguri, buon lavoro. Buonasera, siamo qua nell'agriturismo Munarin Caterina a Mioglia per presidiare la prima serata di questa iniziativa che abbiamo voluto creare come Terra Nostra Liguria, ovvero l'Associazione degli Agriturismi della Liguria, per promuovere i prodotti tipici del territorio e i piatti della tradizione ligure. Abbiamo appunto voluto riscoprire questi piatti anche con l'aiuto di un chef stellato in questo caso, proprio per cercare di non far perdere queste tradizioni che oltre culinarie sono anche proprio culturali, e quindi abbiamo voluto creare questo evento e in questa serata assaporeremo le tipicità, i prodotti di questa terra che siamo di Mioglia, entroterra Varazzino, si può definire entroterra Varazzino, e sicuramente gli chef sia Renato che la titolare dell'agriturismo Caterina ci serviranno a breve, sicuramente saranno piatti d'eccellenza legati in modo indissolubile al territorio. Io sono in compagnia con Ester, hai detto come sei? Referente regionale Terra Nostra Liguria. Un personaggio, prima di tutto è una bella ragazza. Grazie. Un personaggio che fa onore anche in questi agriturismo. Grazie. Bravo, prego. Allora, siamo nella prima di questa edizione del Tour del Gusto dedicata agli agriturismi dell'entroterra savonese. L'idea partita da Terra Nostra Liguria, dal presidente Grenna e naturalmente dallo chef Grasso, era quella di riscoprire e riconoscere i piatti e gli agriturismi dell'entroterra savonese legandoli a quella che è la cultura gastronomica. Le aziende agrituristiche sono prima di tutto delle aziende agricole, quindi abbiamo scelto delle aziende agricole i cui prodotti potessero essere legati ai piatti tipici del territorio, riscoperti, rivisitati e fatti riscoprire poi al consumatore finale dalla fantasia dello chef Grasso, in contemporanea accompagnato dai nostri agri-chef che sono i titolari degli stessi agriturismi. In ogni serata poi è possibile degustare, oltre ai prodotti dell'azienda agricola dell'agriturismo, anche i prodotti di un'azienda agricola del territorio vicino all'agriturismo, proprio perché ci piaceva dare la possibilità al consumatore di scoprire un posto particolare nell'entroterra savonese e delle specialità particolari dell'entroterra. Buonasera, Simone Moroni, direttore di Codiretti Savona, per presentare questa direi interessantissima iniziativa dove alcune aziende del territorio produrranno evidentemente del cibo per degli ospiti graditi e in qualche maniera impiegando direi le produzioni tipiche locali, i prodotti del territorio, e questo per fare riscoprire, diciamo così, quelle che possono essere le ricette di una volta, la bontà e la genuinità, diciamo così, dei prodotti che vengono realizzati su questo territorio. Territori che, come potete vedere, sono particolarmente affascinanti, una bella natura, un bel verde. Pensiamo evidentemente che questa iniziativa, che si comporrà di 4 serate in 4 agriturismi differenti, possono evidentemente offrire per le aziende anche una buona opportunità per farsi conoscere e quindi per accogliere sempre di più ospiti che gradiranno, diciamo così, il cibo che gli verrà proposto e l'ospitalità degli agriturismi di Terra Nostra. Buonasera a tutti, adesso partiamo con i menù. In apertura c'è una... com'è che si chiama, chef? Praticamente una gallina... una terrina di gallinella, di una gallina di cortile, tutte le salse, tutto che arrivano da fuori. Sì. Poi ci saranno i rotolini fritti con la formaggetta della Leoncini e il formaggio della Leoncini con la marmellata di mele cotogne. Poi arriveranno ravioli di brasato con ragù, il risotto con i fagioli, come Dio comanda, come dico io. Poi ci sarà il brasato, patate al forno, una torta imbottita della nonna con sopra una sbriciolata di biscotti e la torta al cioccolato senza farina che faccio di solito io qua. Tutto un affetto con il signor vino. E poi il vino della casa, che chi lo conosce già sa com'è. Mi raccomando, lasciate mi auguro bicchiere, che vi piaccia anche a voi. Allora, buon appetito!
Grazie. Prego. L'importante è che sia stato tutto gradito, ci abbia messo del nostro meglio. Grazie. È buono. Questo è stato solo l'inizio, sicuramente. E arrivederci. Sarà ancora meglio di sì. Spero che sia l'inizio di una rubia seria, non che sia questa è la lasciare solo l'anima, scusami, no, magari ma non ci siamo mica bruciati alla prima, Facciamo anche due parole su questo progetto, un progetto che è nato circa un anno fa. Con Renato ci siamo un attimo confrontati, ci sembrava giusto rilanciare un po' i piatti tipici della tradizione ligure e le tipicità che il nostro territorio ci offre. Lo abbiamo voluto, l'abbiamo realizzato come Terra Nostra Liguria, che è l'associazione di categoria riguardante gli agriturismi che facente parte di Coldiretti. Abbiamo proprio voluto in questo caso partire dalla provincia di Savona, perché diciamo la provincia che conosco di più e quindi che usiamo sempre un po' come provincia pilota per tutte le nostre iniziative. Questa è stata la prima sera, ce ne saranno ovviamente anche delle altre fino al 9 giugno, tutti i giovedì, altre aziende del nostro territorio. Ovviamente siete comunque tutti invitati anche alle altre serate a partecipare, magari se hai delle locandine poi le puoi far avere, se hai ancora dei debiti, se ne hai ancora, se no comunque magari se hai avete dei recapiti, volete lasciare delle mail, magari le giriamo. Volevo ringraziare la presenza dell'amministrazione, del vice sindaco che ci hanno ospitato in questo bellissimo paese con le sue bellissime tipicità e peculiarità. Ovviamente ringrazio gli chef, l'agri chef e lo chef stellato, bravi. Bravissimi. Renato è veramente un grande. Comunque veramente uno chef, come si può dire, rurale, veramente uno chef che tiene veramente le tradizioni liguri e soprattutto dell'entroterra. Glielo avevo già detto alla conferenza stampa, glielo ripeto, tanto non si crede, siamo d'accordo. Il don Pattone che ti capotto. Dalle stelle è passato alle stalle. Posso? Non si può, posso dare un pattone? Eravamo d'accordo. Questa è la mia Dove usano le acque? Noi siamo lì, siamo lì, ma siamo già. C'erano i cavi, i francesi li chiamavano cavi, poi passavano i draghi, Annibale e Napoleone sono passati da quelle parti lì, quindi noi ci abbiamo i saraceni, quindi io non sono. È veramente uno chef che tiene alle tradizioni liguri e alla scoperta dei piatti. Questa è stata una proposizione, ringraziamo anche l'azienda Leoncini, Maria, che è l'azienda agricola sempre del circuito Campagna Maria, che del circuito Campagna Amica, che ha fornito i formaggi, che fornisce costantemente formaggi all'azienda agricola. È un po' un rapporto che ci vuole legare un po' tutte le aziende, in modo da creare anche un po' una rete fra le imprese e proporre e promuovere prodotti locali. Grazie della serata, grazie della presenza. Io devo dire grazie a tre persone che sono qua dentro, che se non avessi loro tre sono le mie tre fatte, Amalia, Katiuscia e Ines,
lei è quella che mi aiuta a fare i ravioli. E loro due ogni tanto arrivano quando sono presa fino a qua in cucina e mi aiutano nel tenere in ordine l'agricoltura. Allora ci vuole un bel brindisi! Evviva!